Visita al CARA, al centro di accoglienza per stranieri di Bara, del segretario nazionale della CGIL Camusso. Sono quasi il doppio della capienza consentita, 1.497 su 800, quasi tutti uomini, 29 le donne, 2 i minorenni e altrettanti i nuclei familiari, soprattutto pakistani e afghani. Nonostante il sovraffollamento, siamo trattati bene e le condizioni di vita sono buone, dicono i migranti ospitati nel centro CARA di Bari Palese, incontrando il segretario nazionale della CGIL, Susanna Camusso. Un giro per le stanze, i cortili, gli spazi comuni, il deposito. Al microfono si alternano, ma le stanze sono le stesse. Il riconoscimento del diritto di asilo e documenti per trovare un lavoro e avere una vita migliore. Abbiamo rischiato la vita per venire qui, raccontano, e sacrificato i nostri affetti. La legge sull'accoglienza, ha detto il leader della CGIL, va migliorata, oggi basata sul respingimento. Occorre un nuovo iter legislativo che consenta di dare risposte rapide. Bisogna pensare a come è fatta oggi la nostra legge, ai tempi che ha. Bisogna pensare al fatto che in tante situazioni i lavoratori che stanno dall'altra parte, quelli che devono dare le risposte, sono pochi, non hanno i mezzi, e invece bisogna provare a costruire una certezza legislativa e un iter rapido. Ad agosto scorso fu proprio la CGIL a presentare un esposto alla Procura denunciando il sovraffollamento e le precarie condizioni igienico-sanitarie legate proprio alla presenza di troppi migranti. Ci dovrebbe essere una regola generale che determina numeri che sono numeri ragionevoli, sono meglio piccole strutture che non grandissime strutture.